pomeriggio a tutti quelli che ci seguono in questo momento, un saluto che vi arriva dalla redazione della Montalcino News, che per il sesto anno consecutivo e per la prima volta invece su Facebook vi offrirà questa diretta streaming del torneo di apertura delle cacce, un torneo giunto ormai alla 55esima edizione che vede partecipare come ogni anno i quattro quartieri di Montalcino, che sono Borghetto, Ruga, Travaglio e Pianello, che si contenderanno tramite una gara di tiro con l'arco appunto il torneo, e cercheranno di vincere la medaglia d'argento e da ormai 11 anni anche un'opera che viene commissionata di volta in volta ad un artista differente. Questa volta è toccato al pittore senese Tommaso Andreini, l'opera è stata svelata giovedì in Piazza del Popolo. Ieri c'è stato il sorteggio degli arcieri sempre in Piazza del Popolo, poi la provaccia vinta dalla Ruga, ma di questo parleremo in corso di questa diretta streaming. Intanto mentre sta per arrivare mentre sta arrivando il corteo storico, io presento i miei ospiti e do il benvenuto, anzi il bentornato, allo storico Bruno Bonucci. Buonasera, io sono tornato per questo ormai tradizionale appuntamento d'agosto e ancora oggi speriamo che la gara sia appassionante come è stata. Io poi, se avrò un attimo di tempo, voglio ricordare che questa è la prima volta che la festa ha un territorio, si allarga un territorio dopo l'unificazione delle amministrazioni comunali di Montalcino e San Giovanni d'Asso. E mi pare doveroso, e poi magari se ho l'occasione dirò qualcosa. Il tempo ci sarà, perché ancora dovrà passarne un po' per la gara di tiro con l'arco vero e proprio. Intanto passo, do il benvenuto a Claudio Sassetti, ex plurimedagliato arciere della Ruga, ma non solo arciere, anche capitano degli arcieri. Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, sono tornato a commentare la gara di oggi. Vediamo adesso il saluto degli arcieri. E pronto a commentare sicuramente una bellissima gara, visto la provaccia di ieri che è stata molto entusiasmante. Abbiamo visto il saluto degli arcieri e anche l'opera di Tommaso Andreini, che verrà assegnata, come detto, al quartiere vincitore. E poi presento anche Luca Stefanucci, che assieme al sottoscritto è una nuova entry del Montalcino News. Salve a tutti, buonasera, grande spettacolo qui al campo di tiro, tanta gente, siamo entrati nel vivo, quindi buona apertura del torneo di calcio a tutti. E allora siamo davvero entrati nel vivo, vediamo il corteo storico che si sta dispiegando nel campo di tiro di Montalcino. Io coinvolgo subito Bruno, a cui chiedo un po' di queste origini storiche, da dove attinge questo torneo di apertura. Lo ricordiamo, 55esima edizione, la prima edizione nel lontano 63, un anno dopo il primo torneo della Sagra del Tordo, che invece si festeggia l'ultima domenica di ottobre. L'ultima, dunque, 62 è il primo, la nascita dei quartieri, e nel 57 la nascita della Sagra del Tordo, che all'inizio non era solo una festa che mostrava Montalcino a tutti quanti con grande entusiasmo, e fu subito un gran successo. La gara inizialmente era solo ottobre, e poi si impose, diciamo, per la frequenza a Montalcino e dei turisti, ma si impose un po', e del resto già era stretta per i quartieri l'unica festa d'ottobre, e allora la soluzione uscì fuori con un torneo d'estate. Oggi riceveranno ormai da alcuni anni, l'amministrazione comunale ha stabilito che venga consegnata al quartiere vincitore un'opera d'arte in agosto, un'opera d'arte che riguarda Montalcino, l'ambiente e la Sagra del Tordo. È una raffigurazione, una rappresentazione della Madonna
del soccorso che è la protettrice di Montalcino. Intanto stanno entrando altri figuranti del corteo storico e stanno issando il gonfalone, vero Bruno? Sì, è il gonfalone della Sagra del Tordo, non è il gonfalone dell'amministrazione comunale. Ci sono nel corteo rappresentanze, vedo, dei singoli quartieri di Amine, ma poi ora man mano che entrano nel campo vedrete le rappresentanze anche delle arti e delle ville che contornavano la città di Montalcino. Le ville erano sei, erano unità amministrative e che qui sono rappresentate. C'è da dire questo, che man mano assunto il corteo si è riempito di elementi storici, perché la Sagra del Tordo nacque con una grande spontaneità e storicamente con forte approssimazione, capito? Quindi intanto sono arrivati anche il sindaco Silvio Franceschelli e i quattro presidenti dei quartieri, come detto Borghetto, Pianello, Travaglio e Ruga che ha vinto la provaccia di ieri pomeriggio. Allora Luca, facciamo un po' il punto della situazione della provaccia di ieri. Sì, ieri è stato un successo, anche se si parla sempre di provaccia. Per il quartiere Ruga hanno totalizzato 97 punti su 100, quindi ecco, sono un po' i favoriti d'obbligo per questa gara, anche se ovviamente il torneo di apertura delle cacce è anche una gara emotiva, quindi ecco, mai dare nulla per scontato. Qui abbiamo accanto a noi Claudio Sassetti, che è stato un arciere plurimedagliato, e anche lui magari ci potrà dare un'opinione su questa cosa. Sì, ieri è stata una grande provaccia per la Ruga. Tendo a ripetermi, ma ogni gara è a sé, quindi si riparte da zero. Sì, può essere un minimo avvantaggiato per la scelta della distanza, ma sono tutti ragazzi che si allenano tutto l'anno, quindi un metro più, un metro meno non dovrebbe cambiare molto la gara, ecco. L'unica cosa che c'è è che te, scegliendo la distanza, ti senti un po' più avvantaggiato, ti alleni un po' di più su quella distanza, ma poi per il resto la gara riparte sempre da zero punti. Certo, è sorprendente comunque il punteggio 97, infatti anche gli altri quartieri dicevano, se la Ruga tira anche così non è difficile arrivarci. No, se oggi tira come ha tirato ieri, 97 è quasi il massimo, è stato raggiunto da che ci sono i piccoli cinghiali, anzi forse credo sia il massimo raggiunto. In gara le cose cambiano moltissimo, la provaccia è un'altra storia. Io spero di vedere anche un 100 prima o poi. Perché ricordiamolo, si mira ai cinghiali, che ovviamente sono delle sagome, c'è stata un'evoluzione nel tempo, non è cambiato l'animale, è cambiate però le dimensioni e anche il materiale, prima materiale in juta, adesso siamo arrivati al sintetico in 3D, si tira su quattro corsie, ogni quartiere ha a disposizione una propria corsia, le corsie sono già state scelte e il primo a scegliere è chi vince la provaccia, quindi la Ruga si è posizionata nella terza corsia, il Travaglio nella prima, il Borghetto nella seconda e il Pianello nella quarta. Non è un caso che chi vince la provaccia sceglie quasi sempre la terza o la seconda, comunque mai la prima, perché comunque sei a ridosso, no? Sì, mai la prima perché sei molto vicino al pubblico, mai la quarta perché sei molto vicino ai figuranti, quindi poi il grido arriva anche da distanza, però insomma almeno non te le vedi davanti, capito? Quello che io ho tirato molte volte in prima corsia e non fa un bel effetto. Fa un bel effetto quando vinci. Magari in quel caso ti può dare la carica, però se sei avanti e sei abbastanza sicuro di te, insomma ti casa anche la prima corsia, però è più difficile. Quindi la Ruga ha avuto diritto a scegliere la corsia, ha scelto la terza. Intanto i cinghiali sono in movimento. Sì, stanno provando adesso il movimento, se è tutto regolare. E comunque manca davvero poco alla gara vera e propria, si attende anche la scelta dell'ultima distanza.
Sì, la scelta dell'ultima stanza è segreta perché lo sa solo il capitano dell'Arcieri e i due arcieri, non lo sa nemmeno il presidente del quartiere, viene mantenuta segreta fino a questo momento. Non lo so, per quanto riguarda la scelta non so cosa possano aver scelto, sarei banale dicessi 39, io penso più 43. Anche perché si sono comportati davvero bene quelli della Ruga su 44 ieri e quindi uno dice ma perché cambiare? Non credo che riscelgano la stessa distanza, però credo che gli staranno molto vicino, io penso a un 43 metri. Quello che sentite è il banditore che sta dando le informazioni generali del torneo, e il banditore che è una figura storica, Bruno, sì, e Bruno che ha fatto tra l'altro per diversi anni il banditore. Sì, anche il banditore. Io volevo puntualizzare la questione che è fondamentale nella gara, cioè il tiro con l'arco. E proprio parlavamo con l'amico giornalista ieri e gli dicevo che in fondo Montalcino le cacciate erano ben organizzate e questo è un forte legame del tiro con l'arco storicamente. Le cacciate chiudevano per esempio le grandi cacciate che venivano fatte o nelle ritirate, cioè gli spazi sulle mura liberi dove si facevano le esercitazioni militari, e venivano fatte queste, venivano liberati gli animali e poi chiusi in una situazione artificiale e i giovani con gli archi tiravano, meglio i giovani, i cacciatori, quelli che facevano parte della squadra che avevano un connestabile della caccia, quindi era una situazione molto strutturata istituzionalmente proprio. E così, quasi non volendo, però è uscita fuori questo legame con l'affermazione della festa e con la gara del tiro. Tiro con l'arco, che lo ricordiamo, è il primo sport di Montalcino e diciamo che è una disciplina nel contesto del torneo che si è evoluta nel tempo. Siamo partiti con, tu lo saprai bene Claudio, archi insomma abbastanza paleolitici o comunque insomma rispetto agli archi di adesso, però insomma è sempre stato l'elemento fondante di Montalcino. Sì, diciamo che è il primo sport anche perché tutti i ragazzetti che in questo momento stanno guardando la festa vogliono un giorno essere protagonisti della Saga del Tordo, o come arciere o come tamburino o come verrà, perché non tutti poi ci riescono, però perlomeno diciamo che il 60-70% ci provano. E adesso poi è aperto anche al lato femminile, che prima sembrava un po' più chiusa, una volta che è stato affrontato da una ragazza anche le ragazze si sono portate al tiro con l'arco. Sì, Serena Pacenti dovrebbe essere la prima e per ora ultima, non ci sono stati altri casi di donne che si sono cimentate nella gara di tiro con l'arco. E il regolamento del torneo si è evoluto nel tempo, diciamo le basi sono rimaste sempre le stesse, quindi le quattro corsie, le coppe di arcieri, le sagome di cinghiale, però si è sempre cercato di trovare la formula più adatta e quindi cercare di introdurre più suspense, per esempio con l'elezione degli arcieri che vanno in busta, ricordiamo tre arcieri vanno in busta, il sorteggio e altri espedienti per rendere un po' più sempre più interessante la formula del torneo. Qual è il tuo giudizio sulla situazione regolamentare adesso del torneo delle cacce e della Sagra del Tordo? È un buon regolamento, niente da dire. C'è stato un po' il problema del sorteggio delle arcieri quando nacque, mi ricordo che tiravo anch'io e era un po', diciamo, fu visto come se l'arciere fosse un animale tirato a sorte, no? Nel senso, io mi alleno tutto l'anno e poi rimango a piedi. Però è stato accettato nel tempo e è anche carina come cosa. 30 anni fa, nell'87, è stata inserita questa nuova regola che appunto del sorteggio degli arcieri. Bruno, volevi aggiungere? Volevo osservare questo. Il sorteggio esce fuori perché accadevano che per anni si stabilisse un nodo forte di alcuni arcieri molto bravi e questi facevano razzia delle vittorie. E Claudio è uno di questi.
E allora fu tirata fuori questa soluzione e ben trovato. E noi, io per esempio, per il pianello mi aspettavo che fosse sorteggiata la ragazza che per prima donna ha tirato con l'arco nella Sagra del Tordo, e invece stamani a lei non è toccata, a ieri non è toccata. Eh sì, è rimasta esclusa. Guardiamoli allora gli arcieri che parteciperanno a questa 55esima edizione del torneo di apertura delle cacce. Per la ruga Cesare Matteucci e Massimiliano Casali, mentre l'arciere non estratto è Giuseppe Montalto. Per il borghetto Emilio Parri e Giulio Montalto. Il terzo arciere Alessandro Tognazzi. Per il pianello Alessandro Pallari e Gabriele Cecchini, mentre parlavamo poco fa di Serena Pacenti che ha già due gare alle spalle ma non è stata estratta. E poi per il travaglio Andrea Manduca e Tommaso Cortonesi. Amedeo Cencioni invece dovrà rimanere a guardare e provarci la prossima volta. Però è stato l'ultimo modifica del regolamento nel 2014, questa clausola di salvaguardia per chi dopo tre estrazioni non viene estratto, non viene scelto, ha diritto a partecipare. Mi sembra anche giusto, perché se si guarda i numeri puoi star dentro anche per 4-5 anni. A me è capitato di star dentro diverse gare e non fa piacere allenarsi e rimanere seduti a guardare la gara alla tribuna, non è bello. Siamo in una fase di silenzio non sugli spalti ma sul campo, i figuranti sono già tutti seduti, posizionati. Penso che in questo momento dovrebbe tenersi il controllo, la verifica degli archi e delle frecce. Sì, a questo fra qualche minuto sì. Adesso gli arcieri, come vedi, sono o nelle tende o fuori dalle tende, stanno provando loro i materiali, se è tutto a posto. L'ultimo controllo da parte degli arcieri del capitano, e adesso verranno chiamati dal magistrato. E adesso la chiamata per quanto riguarda la busta, quindi la ruga porterà la busta e poi si scoprirà l'ultima distanza di tiro, che lo ricordiamo può variare da 38 a 45 metri, giusto? 45, giusto, sì. Le altre tre distanze invece sono da 25, 30 e 35 metri. Anche questo regolamento è cambiato nel corso del tempo. Siamo partiti da 10 metri. Sì, siamo partiti negli anni 70 da 10 metri. Io quando ho iniziato si tirava da 20 metri la prima distanza e si finiva a 40. Poi dopo, siccome io sono invecchiato con la Sagra del Tordo, e siamo andati avanti fino a 45. Però cambiano i materiali, cambiano tante cose, quindi è giusto anche creare un po' più difficoltà, perché negli anni 70, cioè, 15-20 metri era una grossa distanza, perché c'erano archi che facevano parabola a 20 metri, quindi cambiano i tempi, cambiano i materiali, cambia tutto. La tua prima vittoria nell'82, se non vado errato, l'ultima nel 94. Dovrebbe, o forse l'ultima nel 97, la Freccia d'Oro. Nel 97, quindi è passato diverso tempo. No, scusa, sì, nel 97, no, da capitano. Sono passati troppi anni. Non me lo ricordo più, ragazzi. Da capitano degli arcieri, giusto, perché 8 vittorie da arciere e 3 da capitano? Aspetta, nel 97 ho vinto la Freccia d'Oro, e qui non ci piove, perché l'87 l'ho persa io. Perché il mio compagno ce le mise tutte, che era Gino Antonio Focacci. 97, sì, io ho tirato lo straordinario del 2000, e poi qualche gara dopo, e nel 2007 ho vinto da capitano la Freccia d'Oro. Comunque io qui ho una statistica su di te, hai tirato 664 frecce, poi non mi correggerà se sbaglio, solo 28 errori, un margine del 4%, insomma è giustificabile. È giustificabile, sì. Diciamo che abbiamo avuto un po' la sfortuna in carriera di non combinarsi sempre in gara, quando facevo serie completa io l'altro sbagliava e viceversa, però insomma le abbiamo date secche. È stato un periodo felice per la ruga. Sì, è stato un periodo felice e secondo me sta continuando anche adesso un buon periodo, perché c'è una rinascita, c'è stato un piccolo stop, ma adesso ci sono dei ragazzi molto affiatati, li vedo bene, indipendentemente dalla vittoria o meno, vedo che c'è affiatamento e quello conta moltissimo nel tiro con l'arco. Tu che hai fatto sia l'arciere che il capitano degli arcieri, che differenza c'è
nel passaggio di ruolo, cioè, che ovviamente aumenta la responsabilità, la gestione organizzativa, però che differenza e difficoltà ci sono nel passare da A? Passi da capitano è quello che ti dovrebbe spronare. Ora io non vorrei criticare chi non ha fatto l'arciere. Se hai fatto l'arciere capisci da capitano quando è più opportuno o meno intervenire sull'arciere. A volte vedo dei capitani che continuano a urlare agli arcieri e cioè ce n'è già abbastanza di gente che urla. È meglio un consiglio al momento giusto che... Eccolo, 42 metri sarà l'ultima distanza scelta dalla Ruga. Chiedo subito un commento. No, avevo detto 43, ma mi sembrava più opportuno scegliere una distanza medio-lunga perché ormai li avevamo abituati, diciamo noi della Ruga, a tirare da 39 metri. Mi sembrava anche brutto. Si varia un po' così. Bruno, che ne pensi di questa distanza? Ma no, io non so, per me mi sembra tanti, 40 metri, 45 mi sembra. Però, sì, sì. Io volevo far sottolineare al nostro cameraman la scena della, e soprattutto la fortezza. Un attimo, alleggeriamo con le, sì, no, volevo dire il campo si allunga di fronte al bastione cinquecentesco, no? Fatto costruire da Cosimo I dopo l'arrivo dei Medici, insomma con l'arrivo dei Medici, e la parte oltre gli alberi, oltre i lecci, sono là il simbolo di Montalcino, i lecci, e oltre questi lecci c'è il recinto senese costruito sull'antica rocca, o meglio intorno all'antica rocca dell'abate di Sant'Antimo, perché quel corpo rettangolare alto, e avanti c'è quella specie di una struttura esagonale, ecco, fu costruito nel 500 addossandola alla rocca prima dell'assedio, del famoso assedio di Montalcino del 1553. E la parte diciamo che non vediamo, con il recinto e il resto delle torri, è la parte diciamo più antica, soprattutto in quella parte di Ponente, è la parte più antica della fortezza, compresa la rocca. Adesso il capitano di campo, sì, il controllo degli archi e delle frecce del capitano di campo, che lo ricordiamo è il giudice, è l'arbitro della gara. Sì, è il giudice in campo, poi c'è il magistrato, ma è il capitano che detta le regole, diciamo. Intanto stanno picchiettando i cartellini per dell'ultima distanza, 42 metri, ricordiamo la prima da 25 metri, la seconda da 30, la terza da 35 e l'ultima da 42 metri, perché così ha scelto la Ruga, che ha vinto la provaccia di ieri. E ricordiamo un po' il regolamento di tiro, abbiamo detto le quattro corsie, ogni arciere, Claudio, ha a disposizione per ogni distanza 5 frecce da scoccare in 40 secondi di tempo. Ma è un tempo sufficiente? È un tempo sufficiente. Non rischi mai di andare, non so, in panico? Sì, sì, sì. Se vai in panico o ti cade una freccia rischi di non tirarla, ma calcola che mediamente viene tirata una freccia in 6-7 secondi. Quindi ci si rientra, non a caso eventuali spareggi vengono tirate se frecce e si riesce a tirarle in 40 secondi. Ecco, un fatto da sottolineare è che durante l'esecuzione di tiro, cioè il tiro in sé non sarebbe neanche così difficile, o meglio è complicato, però si allenano tutto l'anno ormai gli arcieri, no? Il problema è il fattore ambientale, perché in tutte le altre gare di tiro con l'arco, pensiamo anche alle Olimpiadi per esempio, l'esecuzione avviene in completo silenzio. Qui assolutamente no. Qui chi più ne ha, chi più ne mette.
cioè qui non devi riuscire a isolarti dal pubblico, diciamo. Non è una cosa facile, però ogni tanto ci si abitua, ogni tanto no. Io per esempio ho tirato una 25ina d'anni, magari mi sono emozionato dopo 25 anni, questo può capitare. E poi c'è anche da dire che insomma c'è anche il discorso dell'abbigliamento, ecco, qui ci sono gli arcieri con l'abbigliamento storico, che ecco, questa cosa qui può rendere ancora più difficoltoso, no? Chiaramente rispetto a un campionato del mondo, a una classica Olimpiadi, dove c'è l'abbigliamento sportivo che sicuramente agevola. Sì, qui non, in effetti qui non è un tiro di precisione, qui devi fare tutto il possibile per metterle dentro, ma non è che le devi mettere in 5 centimetri, anche perché con i costumi, il caldo o il vento, il freddo, cioè sono tanti fattori che possono danneggiare. E poi calcoliamo che qui non ci sono mirini, non c'è niente, c'è cioè, solo una piccola tacca di mira per alcuni di arcieri che viene fatta con un segno a matita sull'arco. Eh sì, non si possono utilizzare archi compound. No, assolutamente no, sarebbe una cosa inguardabile tirare con un compound. Forse fra 100 anni ci arriveranno a vedere la sagra del compound, ma è una cosa oscena. Magari migliorando la qualità degli archi e le prestazioni degli arcieri bisognerà allungare ancora di più le distanze, chissà. Sì, senz'altro qualche metro verranno allungate nel tempo, ma per ora va bene così. Tra l'altro c'è anche una sorta di diatriba tra chi vuole spostare il torneo all'interno della fortezza, e io coinvolgo Bruno. Che ne pensi? Perché c'è chi dice no, è meglio tenerlo fuori perché alla fine i tornei nel Medioevo venivano al di fuori del castello. Chi invece dice ma il castello all'interno sarebbe un ambiente più consono? Beh, io personalmente sono contrario a fare la gara dentro, perché lo vedo, è troppo ristretto l'ambiente, non, ci sono anche addirittura dei rischi. Oggigiorno che pensiamo tanto alla sicurezza, per me sarebbe un grave errore. Le gare da sempre nel Medioevo venivano fatte all'aperto. I famosi duelli, i cavalieri si scontravano non nel cortile del castello, ma si scontravano nello spazio aperto. Ora, per l'appunto, dirò che se guardiamo lo spazio come siamo posizionati noi nella tribuna, c'è il prato verde e una struttura trecentesca, meglio di così, oltretutto lo spettacolo non può. E di là magari se uno. Ma noi siamo posizionati bene, lo spettacolo, a me la scena mi sembra bellissima, è molto adeguata. Se si vuole poi riconquistare spazi fuori per farci chissà che altre cose, ma sarebbe, per me sarebbe dannosissimo. Quindi Bruno spezza una lancia a favore del restare qui. Te invece, Claudio, che ne pensi? No, qui va benissimo, anche perché cioè, il problema, l'interno potrebbe essere uno scenario fantastico, bello, per carità, però 45 metri è la lunghezza dell'interno della fortezza, cioè alla fine. Sì. Poi calcoliamo il pubblico, i figuranti, cioè, ci vorrebbero protezioni in vetro resina alte, spesse 3 cm, altre 4 metri per essere sicuri, e poi si rischierebbe troppo, ecco. Farci una sbandierata in fortezza. Una volta negli anni 2000 si è tirato verso la fortezza. Sì, ci ho tirato anch'io verso la fortezza. Si pensava non a un discorso di sicurezza, ma a un discorso di visibilità. Per il pubblico che guarda la visibilità diventava zero, perché noi che eravamo in campo, noi dal campo si vede se la freccia colpisce il bersaglio, ma se il pubblico sta a 100 metri dietro non riesce. Mi pare di poter osservare che la posizione come campo di calcio è completamente sbagliata, est e ovest, quindi i campi di calcio sono, o i campi di tennis, però è perfetto per il tiro con l'arco. Ma qui è perfetto per il tiro con l'arco, e infatti tirano da verso est, così non hanno mai il sole incontro, contro sole. È una situazione, per me vista così, è una situazione molto bella e ideale.
Allora, ci siamo praticamente quasi, perché gli arcieri si sono già riscaldati, quindi attendono solo il cenno dell'arbitro di campo. Adesso il capitano di campo controllerà se tutti gli arcieri hanno 5 frecce e darà il via alla gara. Cominciano i primi arcieri dalla distanza di 25 metri, i secondi arcieri e i capitani stanno a 5 metri di distanza. 5 metri di distanza. Potrebbero stare anche un po' più lontano, però. Possono stare più lontano, ma non più vicino. Si parte? Si comincia allora, ecco il segnale, sta per arrivare. Via! Al via le arcieri, avranno 40 secondi per scoccare 5 frecce. E il pianello parte subito con un errore. 2 su 2 per il travaglio, poi vediamo, dovrebbe esserci anche il borghetto per ora, a punteggio pieno. Non è semplice seguirli tutti, però io confido nell'occhio di Claudio. No, ora da qui si vede molto bene, però... Ok. Ecco gli applausi. Sì. Dovrebbe esserci solo l'errore del pianello. Ora controlleremo, ovviamente andranno a verificare il capitano di campo con l'assistente, no? L'aiutante di campo. Però se non andiamo errati dovrebbero aver messo 5 frecce gli altri tre quartieri, invece il pianello, travaglio 5 frecce messe dentro. E gli applausi del popolo. 5 anche per il borghetto. 5 anche per il quartiere Ruga. E ora vediamo il pianello. Pianello è l'unico con un errore, quindi parte indietro. La classifica è facile aggiornarla adesso, perché lo ricordiamo, da 25 metri vale ogni freccia messa dentro, scoccata a segno, vale un punto. Quindi adesso però è il momento dei secondi arcieri, sempre da 25 metri. Pianello, che è il quartiere di Bruno, ricordiamo. Sì, appunto, vedi. Ma speriamo, un punto solo vale, quindi insomma, il tempo, il modo di recuperare c'è. Un punto si può recuperare benissimo e lo saprà senz'altro Claudio, perché... No, un punto non è niente. Anche perché i punti sono crescenti, da 30 metri varrà 2 punti ogni freccia a segno, da 35 metri varrà 3 punti e infine da 42 metri varrà 4 punti. Adesso tirano i secondi arcieri dei quattro quartieri. Sentite il popolo dei quartieranti accompagnare l'esecuzione degli arcieri. Per ora tutti a segno, mi pare. Sì, per ora sì. Almeno... Perché poi con i cinghiali posizionati, noi siamo in diagonale e fanno ombra sul... Arrivano gli applausi per la fine della prima sessione di tiro, la prima distanza di tiro. Una freccia su una gamba del quartiere Borghetto, mi sembra. Di una gamba del cinghiale. Sì, sì. Che però vale sempre. Vale sempre. Perché qui ovviamente l'importante è prendere il cinghiale. Però è, diciamo... Fortunato. Buona. Allora, travaglio 10 frecce, ovviamente si sommano sia quelle del primo che del secondo arciere, quindi 10 frecce per il travaglio, 10 anche per il borghetto. Adesso vediamo il punteggio della Ruga, a punteggio pieno anche la Ruga, e il pianello dovrebbe essere a 9, quindi a questo punto, esatto, 9, quindi... Il travaglio fino a 2 anni, sì, 2 anni fa era il quartiere, diceva sempre, era il pericolo di tutti. Esatto. La certezza del successo del travaglio era per tutti. Nel nuovo millennio il travaglio è quello che ha vinto probabilmente di più, sì, 2 cappotti nel 2013 e 2015, quindi insomma tante soddisfazioni per il popolo del presidente Nicoletta Nafi. Il popolo di Santa Margherita, esatto. E invece il pianello è il popolo di Sant'Angelo, la Ruga è il popolo della Pieve antica e il borghetto è il popolo di Sant'Egidio.
Allora, in questo momento gli arcieri vanno a recuperare le proprie frecce. Sì, adesso vengono controllate e non siano state danneggiate. In caso lo fossero possono chiedere la sostituzione. Può essere chiesta la sostituzione solo in questo momento, eh. Quando sono sulla linea di tiro non si può più sostituire la freccia. Come, è vero che una freccia che ha mancato il bersaglio tendono a sostituirla? Sì, molte volte per scaramanzia, perché poi adesso gli ammortizzatori di polisterolo dietro, di gomma, non si danneggiano. Però se sbatte sul cinghiale o se sbatte sul cavalletto magari si tende a sostituirla perché potrebbe essere danneggiata, anche se ora vengono tirate tutte frecce in carbonio e o si spezzano o sono buone, difficilmente si storgono. È successo che una freccia abbia spezzato un'altra freccia? In allenamento sì, in gara non ho ricordanza. Luca, facciamo un punto della situazione della classifica, anche se in questo momento è la fase più semplice, basta moltiplicare per uno. Sì, esatto, in questo momento è sicuramente la fase più semplice da conteggiare. Comunque ecco, diciamo che Borghetto, Luca e Travaglio sono a 10 punti. L'unico quartiere che ha fatto uno sbaglio è il Pianello, che comunque con 9 punti ancora c'ha tutte le carte in regola per recuperare e, perché no, anche per portarsi avanti. Pianello, che è il quartiere che non vince da più tempo per quanto riguarda il torneo di apertura delle cacce, vero, giusto Bruno? Sì. È il quartiere che all'inizio della gara di tiro vinceva sempre. Vinse la prima edizione? Sì, ha vinto sempre, ma ne vinceva con molta. La maggior parte delle gare sono state vinte dal Pianello nei primi 20 anni. Gli anni 80 e 90 invece il monopolio della Ruga, grazie anche a Claudio. Sì, c'è stato, diciamo dall'80 al 2000 è stato un buon ventennio per la Ruga. Ruga che ha vinto anche l'ultima Sagra del Tordo lo scorso ottobre nel 2016, mentre invece l'ultima apertura delle cacce è stata vinta dal Borghetto, che ha rotto un tabù perché non vinceva, pensate, da 18 anni, e nel 98 l'ultima volta, e addirittura nel 98 ruppe un altro tabù perché non vinceva da altri 18 anni, quindi insomma 36 anni, 2 vittorie. Però hanno spezzato questo maleficio, diciamo. Adesso però seguiamo la seconda distanza di tiro da 30 metri, che vale il doppio praticamente della prima, perché ogni freccia a segno vale 2 punti. Ecco il via del capitano di campo. C'è un errore del Travaglio, giusto? Travaglio e non... forse del Borghetto, non riesco a vederle, è calato il sole, no. Travaglio che è posizionato anche vicino ai quartieranti. Il Pianello sembrerebbe l'avesse messa in un orecchio. Che errore anche del Pianello. Comunque la freccia ha sbagliate due, iniziano ad arrivare gli errori in questa prima sessione della seconda distanza di tiro. Adesso vedremo il conteggio per l'ufficialità, però mi sembra ci sia stato un errore del Borghetto, 2 del Pianello e 2 del Travaglio, ma non le vedo. E poi si vede davvero questo orecchio, questa freccia nell'orecchio del cinghiale del Pianello. È chiaro che realisticamente non è che farebbe molto la freccia, danno, però qui vale comunque 2 punti. Allora seguiamo. 2. Questo insomma, addirittura, 3 errori per il. È venuto il sole, si vede. Sì, adesso si vedono bene le frecce. 4 frecce a segno per il Borghetto, quindi 8 punti perché va raddoppiata per 2, quindi un errore per il Borghetto. Serie completa per la Ruga, che si dimostra, insomma, se non la favorita, comunque la contrada più. Il quartiere più solido. 4 frecce per il Pianello. Allora, sicuramente la Ruga è in vantaggio. Sì, è in vantaggio, anche se ora quando verrà fuori i punteggi si vedrà che una freccia dall'ultima distanza vale quanto gli errori che sono stati fatti finora. Può rovesciare tutto. È per questo che praticamente quasi mai si arriva all'ultima distanza con il risultato già compromesso e deciso. Mai, mai. Adesso è il turno dei secondi arcieri che, cioè,
Come si sceglie il primo e il secondo arciere? C'è una logica dietro oppure è casuale? Cioè, ci può essere una logica, ci può essere una scelta tra gli arcieri, tra di loro, quello che si sente un po' più sicuro, perché il secondo ha una bella responsabilità, però può avere anche una bella strada spianata. A me mi è capitato di tirare sia con la strada spianata che con le difficoltà. E questo è il bello del gioco. Allora, al via anche il tiro dei secondi arcieri. La ruga continua a mettere a segno tutte le frecce per adesso. E la ruga non sbaglia mai, Bruno. Non sbaglia, appunto. Mi si prospetta un'altra serata un po' di dispiacere, perché non... La Ruga che nella provaccia ha messo a segno 97 punti su 100, quindi ha sbagliato solamente una freccia proprio dalla distanza di 30 metri. Allora adesso vediamo un po' il risultato finale. La freccia e il travaglio e poi per il resto non lo so, ha sbagliato il travaglio. Il travaglio, già tre errori nelle prime 5 frecce del primo arciere, adesso... dovrebbe aggiungersene un'altra, e infatti 6 frecce su 10, quindi 4 errori per il travaglio, 7 frecce per il borghetto, 3 errori anche per il borghetto, quindi la ruga va a 10, quindi per ora nessun errore del quartiere giallo-blu, e poi 8 per il pianello. Adesso passeremo tra qualche istante con Luca, che farà il punto della situazione della classifica, aggiornerà intanto, come al solito, il rituale con gli arcieri che vanno a ritirare le proprie frecce. Sì, già inizia la Luca a farsi avanti, perché con questi unplane che ha già effettuato si porta a 30 punti. In seconda posizione troviamo il pianello con 25, seguito dal borghetto a 24, chiude la classifica il quartiere travaglio con 22. Ecco Claudio, forse il quartiere travaglio paga un po' questa prima corsia? No. Da vicino sì, c'è qualche altra cosa che non va. La prima corsia si inizia a pagare da 35 metri in poi, quando la gara entra nel vivo. All'inizio sì, non è spiegabile, anche perché sono due ragazzi e tirano benissimo. Il quartiere della Luca che invece conferma quanto di buono già gli ha fatto vedere. Sì, Cesare e Massimiliano, tanta roba per adesso. Allora, la Luca in testa, 5 punti di vantaggio, che non sono sicuramente un margine per dormire tranquilli, Claudio. No, assolutamente. Se sei all'ultima distanza ti dicevo ok, ci abbiamo una freccia di margine sull'errore, adesso no, adesso inizia una freccia fuori, inizia a contare parecchio. Vediamo un po'. È riandato via il sole, è un po' nuvoloso qui a Montalcino per il momento, però il vento non si sente, nonostante Montalcino sia almeno in passato era la città del vento. Oh, per carità, sono rarissime le giornate durante l'anno che non soffi il vento, un Montalcino di solito sempre. Ma io volevo tornare su un'altra pausa di questa, cioè l'unione delle due amministrazioni. Voglio dire che sono due territori che negli ultimi tempi, si può dire negli ultimi secoli, sono vissuti quasi indipendentemente, ma io ho una memoria che nel Cinquecento le cose erano diverse. I Montalcini si ottennero da Siena di poter ripetere la settimana di mercato che facevano a giugno, di ripeterla a ottobre, con una clausola precisa che non dovesse la fiera lunga di Montalcino disturbare quella lunga di Sinalunga. Cioè c'era un rapporto fra le due, e oggi sappiamo bene che il comune
è diventato, va sulle soglie della Val di Chiana ormai il comune di Montalcino. Sì, il quinto comune in Toscana, il 35esimo mi pare in Italia per estensione. Esatto. Bruno stava parlando della fusione dal 1 gennaio del comune di Montalcino con quello di San Giovanni d'Asso, che ha inglobato anche Montisi. Adesso però seguiamo la terza distanza, il tiro dalla terza distanza, 35 metri, che vale 3 punti, quindi continua a aumentare il peso di ogni freccia, ogni singola freccia che può spostare gli equilibri. La ruga, come detto, è avanti di 5 punti, segue il pianello a 25, poi Borghetto e Travaglio, sono comunque tutti lì vicini, quindi ancora può succedere di tutto. Infatti questo si sente anche qui in tribuna, anche alla rete, come si dice. Ora iniziano quelle toste. Iniziano i crolli oppure le impennate. Sì. Certo, è un errore da parte di qualcuno, perché ho visto Cesare l'ha messa una bassissima, il Travaglio l'ha buttata una o due fuori, non lo so. Travaglio in serie negativa comunque. Eh sì, è entrato nel pallone. La ruga non sbaglia un colpo. Per adesso sembrerebbe di no. Il tempo è importante, il tempo. Esatto, c'è anche il cinghiale, dopo c'è pochi secondi, poi gira. Un colpo metallico rimane con una freccia acchiappata un cavalletto, ma penso sia stata quella del Travaglio. Ne vedo una alta del Travaglio, ma semmai ce n'ha una bassa. Infatti tre, quindi due errori per il Travaglio, che continua quindi in questa serie negativa. Vediamo il Borghetto, 4. E comunque c'è sempre un errore per gli altri, guardi, un errore anche per la ruga. Il primo errore della ruga nel torneo. Pianello 4. Diciamo che le cose non sono cambiate per sì, il momento. A parte il Travaglio che ha perso ancora terreno, però per il resto poi gli altri è tutto invariato. Non l'avevo visto l'errore di Cesare. Adesso è il momento dei secondi arcieri, sempre dei quattro. Ora si entra nel vivo, ragazzi, 35 metri e inizia a essere una distanza divertente. Sì, può pregiudicare la gara. Io ho perso tantissime gare da 35 metri. È quasi più difficile che l'ultima distanza. Sì. Per me era più difficile. Attendiamo il capitano di campo che arriva e darà come al solito il segnale. Cesare ci aveva fatto anche ieri un errore a 35 metri e quando fai un errore il giorno avanti si entra un po' con la testa un po'. Cesare Matteucci, che ha vinto 12 volte se non sbaglio. 12 volte. Per il quartiere Ruga. Ecco che arriva il capitano di campo che controlla il numero delle frecce. Esatto. A volte uno ne scoccasse uno in più. Ecco il segnale e parte la seconda serie da 35 metri. A segno quella della ruga. Lasciamo la voce al popolo dei quartieranti, che si vede che davvero ha fatto un errore. Ecco gli applausi che significano la fine della terza serie da 35 metri. Adesso si passerà il conteggio e dopo si passa all'ultima serie da 42 metri. Ultima serie che verrà divisa in due parti. Sì. Verranno tirate le 5 frecce e poi verranno tolte, cioè per non creare caos nei conteggi. Per creare anche più suspense comunque. Per creare anche un po' più suspense. Travaglio, 6 frecce. 6 frecce per il Travaglio, quindi 4 errori in questa sessione da 35 metri. Il Travaglio è quasi fuori. Borghetto, comunque aspettiamo 8. Borghetto 8, quindi 2 errori. La ruga 9, quindi. È
comunque un ottimo punteggio. Vediamo se il Pianello ha tenuto. Sì, Pianello 9 si conferma al secondo posto. Adesso facciamo fare i calcoli a Luca. Si profila il finale di ieri sera. Eh sì, tra Pianello e Ruga, perché la Ruga ha vinto la provaccia, ma come secondo si è posizionato il Pianello, poi Borghetto e infine Travaglio, questo per la provaccia, e per il momento si sta seguendo lo stesso copione. Luca, vediamo se aggiorniamo la classifica. Sì, esatto, che poi c'è un dato curioso, che proprio come ieri la Ruga ha fatto questo errore nel primo tiro della terza prova, però conduce saldamente con lo stesso arciere, suggerisce Claudio, però ecco, diciamo che rinforza un po' il suo primato, perché comunque la Ruga conduce con 57 punti, segue il Pianello con 52, più staccati il Borghetto a 48 e il Travaglio con 40, che ormai vede ridursi le speranze di vittoria. Claudio, siamo all'ultimo giro di boa, come vedi fino in questo momento la gara? La vedo bene da parte del mio quartiere. La gara adesso, la Ruga andrà a tirare con una freccia di vantaggio sul Pianello, però questo non deve alleggerire la tensione, deve andare lì e mettercele tutte per vincere. Questo, l'arciere deve pensare a questo: ce le devo mettere tutte, vinco. Questo vale anche per i quartieri che sono dietro: ce le devo mettere tutte, perché alcuni fanno un errore di rilassamento, dice ok, tanto sono fuori, ho perso, e allora lì viene fuori il disastro. Se entri, per esempio il Pianello, ma anche il Borghetto, che ha 48 punti, cioè non ha perso la gara. Qui ci sono 20 punti in gioco, ogni arciere. In questo momento, ecco, anche per quanto riguarda quello che dovrebbe dire anche il capitano, ecco, un suggerimento che tu potresti dare, qual è? Il suggerimento è: devi tirare il meglio che puoi, cioè nel senso, calcoli non si fanno più ora. Non si fanno più, concentrato, ce li devi mettere, punto. Se fai un errore niente è pregiudicato, nel senso, continua a tirare per metterli dentro. La testa deve essere ancora dentro la gara, perché se qui perdi, se perdi la testa. Allora, io ho qui un dato che dice dal 93, cioè da quando è stato introdotto il regolamento, che chi vince la provaccia sceglie sia la corsia che l'ultima distanza di tiro, su 49 tornei disputati, 22 sono stati vinti da chi ha vinto la provaccia, che sono il 45%. È un dato abbastanza alto. È un dato alto, però ti dimostra che chi sceglie la distanza non è che ha vinto la gara. Cioè, si ritorna al discorso di prima: tutti sanno tirare con l'arco, tutti tirano da tutte le distanze. Forse semplicemente chi vince la provaccia spesso vuol dire che magari è quello più... Spesso sì, ma però il 45% non è il 51%. No, certo, però sono 4, quindi sì. Partirebbero in teoria tutti al 25%, quindi... Sì, sì. Diciamo che sei un po' avvantaggiato. Voglio lasciare ancora un po' di scaramanzia. Cioè... Allora facciamo il discorso magari alla fine. Vediamo se sarà così questa volta. Il banditore ci dice che sta per iniziare l'ultima sessione di tiro, quella da 42 metri, Bruno. Sì, 42 metri. Io spero tanto che il Pianello, con onore. 5 punti di distanza, quindi deve recuperare almeno due frecce dalla Ruga. La Ruga veramente sta vincendo fuori misura ormai. E che gara è questa che vince di seguito la Ruga? La Ruga ha vinto la Sagra del Tordo. Ha vinto la Sagra del Tordo lo scorso ottobre. E prima no, aveva vinto 4 anni fa. Allora. Sì, la Ruga ha vinto l'ultima Sagra del Tordo e comanda nel medagliere con 30 vittorie totali, comanda anche nell'apertura delle cacce, 20 vinte dal quartiere della Ruga, 14 dal Travaglio, Pianello 10 e Borghetto 9. Ora però comincia i tiri dell'ultima distanza, quella da 42 metri, e cominciano i primi arcieri, ma questo è un momento davvero davvero importante. Ecco il segnale, via.
Vedete, gli incitamenti anche dei capitani degli arcieri. I capitani degli arcieri che sono lì ad incitare. Sì, certo. C'è stato un errore del pianello. Questo travaglio ho visto. Questo potrebbe pesare, errore del pianello, errore del travaglio, due del pianello, e allora inizia. Forse c'è stato anche quello della ruga, ma non sono sicuro. Bisogna aspettare. Intanto è finita tra qualche applauso, non troppi applausi in realtà da parte dei quartieranti. Forse ha sbagliato anche Cesare. Ci sta che sì, probabilmente un errore del travaglio. Quindi un errore probabilmente per il travaglio, uno per il borghetto, forse uno per la ruga e forse due per il pianello, però adesso aspettiamo l'ufficialità. Eccoli, due errori del travaglio addirittura. Il travaglio praticamente è fuori, possiamo dire. Il travaglio quasi matematicamente fuori. Borghetto 4, un errore per il borghetto che comunque era indietro. Ha sbagliato anche la ruga, un errore però il pianello, vediamo, attimi di suspense, tre errori. E allora guadagna ancora la ruga. Ora facciamo il conto perché nell'ultima distanza di tiro, per aumentare anche la suspense e per evitare problemi di calcolo, gli arcieri vanno a ritirare le 5 frecce e poi i secondi arcieri tireranno. L'ultima, sarà davvero l'ultima sessione di tiro. Vediamo un po' la classifica, ma la ruga ha allungato sul pianello e dovrebbe avere due frecce di vantaggio. Vediamo. Sì, comanda ancora la ruga, anzi allunga la ruga che attualmente ha 73 punti in totale. C'è una novità in classifica, in quanto al secondo posto si trovano appaiate Borghetto e Pianello, ultima posizione per il travaglio con 52. Borghetto e Pianello invece hanno per il momento totalizzato 64 punti. Claudio, manca poco alla fine di questa gara, ecco. Un pronostico a questo punto? Pronostico? No. Non ti sbilanci, non ti sbilanci. Non voglio fare pronostici, però quando tiravo io così le avrei volute tirare sempre. Allora, ruga, come detto, a 73 punti, 9 punti di vantaggio su Pianello e Borghetto. Il travaglio ormai è fuori? Sì. A meno che non sbagliano tutti gli altri, però 9 punti di vantaggio, le frecce valgono 4 punti, quindi teoricamente sono 20 punti in gioco. 20 punti in gioco, la ruga basta mettere a segno 3 con 3 frecce vince. Esatto, 3 frecce per la vittoria della ruga. Sì, tre. Cioè, sempre che gli altri non facciano errori. Certamente. Ovviamente Borghetto e Pianello dovrebbe fare la serie completa, quindi 5 su 5, e la ruga dovrebbe sbagliare almeno 3 frecce. Vediamo, bisognerà attendere pochissimo perché siamo davvero all'esito finale di questa. Ci sono 40 secondi di tempo da aspettare. 40 secondi più qualche secondo in più per il capitano di campo, che a volte se la prende comoda, no? Probabilmente sta contestando qualcosa al tabellone. Eccolo comunque il capitano di campo, l'arbitro di questo torneo, di questa gara di tiro con l'arco. Ecco che verifica le frecce, è l'ultima verifica del capitano di campo, è l'ultima sessione di tiro. I secondi arcieri dei quattro quartieri, la ruga in vantaggio, però deve mettere a segno almeno 3 frecce. Via, si parte. La prima va a segno per la ruga. Ha sbagliato anche il pianello. Ha sbagliato il pianello, quindi ne basta una. Bastano due. Ecco un'altra. La ruga ha vinto. Ce ne vuole uno. No. Perché ha sbagliato anche il pianello. Eccolo qua. Ecco qua il popolo della ruga. Già inizia a festeggiare. Ovviamente manca l'ufficialità e noi l'aspetteremo. E non ci vorrà molto. Però lo possiamo dire,
la Ruga è la vincitrice, è il quartiere vincitore della 55esima edizione. Ecco, eccolo, serie completa 5 su 5. Stessa una girando. Una girando, quindi all'ultimo secondo. Sì. Grande Massimiliano. Festeggiano già Massimiliano Casali, il secondo arciere della Ruga, messo a segno proprio nell'ultimo istante utile, perché il cinghiale si stava chiudendo. Ai 40 secondi succede così, e proprio all'ultimo tempo utile riuscite a mettere la freccia. In realtà la Ruga aveva già vinto, però insomma ha messo il vinto con due frecce. Vediamo i punteggi finali, ma insomma ormai lo possiamo dire, la Ruga addirittura con 5 su 5. Poi passeremo al punteggio completo, 4 per il Pianello, che comunque ha onorato la sua gara, e la Ruga si aggiudica la 5ª del torneo di apertura delle cacce, quindi fa seguito alla vittoria della Sagra del Tordo di ottobre dell'anno scorso. Eccoli tutti, il popolo della Ruga che invade il campo. Noi fra poco li seguiremo per intervistare i diretti interessati del quartiere Ruga, che avrà modo di festeggiare di qui alla prossima Sagra del Tordo, perché lo ricordiamo, noi ci saremo anche per la diretta della Sagra, che ci sarà l'ultima settimana di ottobre. Faremo una diretta streaming anche in quel caso. È davvero tutto, siamo ai saluti finali. Io ringrazio Bruno. Buonasera. Ringrazio Claudio. Grazie a voi, bellissima serata. Grazie anche, ci credo, adesso ti abbiamo visto teso, un po' sudare, però ora è, no. Ora è più semplice. Bella gara, bravi ragazzi, e complimenti. Comunque si è confermato quello che è successo, sì, nella provaccia. Diciamo che già da ieri si è visto che tiravano una spanna sopra gli altri, però come ripeto, ogni gara è a sé. Luca, per il punteggio finale. Sì, bastano tre frecce, invece ha chiuso al massimo la Ruga, che ha totalizzato 93 punti e si aggiudica quindi la 55esima edizione del torneo di apertura delle cacce. Al secondo posto, a pari merito, Borghetto e Pianello con 80 punti, quindi con 13 punti di distacco. Chiude al quarto e ultimo posto il Travaglio con 72 punti, un successo meritato e che conferma quanto è stato detto ieri. È davvero tutto, grazie ancora per averci seguito in questa diretta streaming. Continuate a seguirci su montalcinonews.com per gli aggiornamenti, i festeggiamenti del quartiere Ruga, che ha già cominciato comunque. A presto, alla prossima. Grazie.